Come degli sfaticati, non facciamo ancora l'altro percorso, facciamo questo qua su, e non ci voglio fare l'altro. Allora, vediamo se ripido cosa. Okay, fatto sta che quello lì è il ponte, e qua ci sono mele biologiche di nostra produzione, bene. Allora, fatto sta che secondo me, perché in teoria è lassù, allora sono praticamente già arrivato. Andiamo ancora un pochino su e sì, qua già rientra in paesino. E qua dovevamo prima, ovvero prima che non avevo capito dove si saliva sul ponte. Eccolo qua. Adesso sono tornato un attimo giù, perché aspettando un membro. Però il ponte è davvero bello. E ora andiamo a fare la via là con i nani che abbiamo visto prima. Se ne incomincia qua. Vai. Allora. Qua c'è il vetro a cavolo così. Tra l'altro è anche rotto e non lo toccherei. Qua casettina bellissima. E qua lì c'è un nano un po' fatto. Ecco il nano di cui vi dicevo che è un po' fatto, davvero. Cioè, è il nano più fatto della storia. Ok, continuiamo. Com'è lei? Stanco? Più o meno. Ok, vai. Ah no, aspetta, ma è chiuso. No. No, che c'è la grande angolare e si vede che è chiuso. Non è che forse Sì, lo so, è chiuso. salendo di qua si va, boh. Vada, vada, lì è chiuso, dicono alla regia. Qua cosa si fa? Vediamo. Ok, mi sa che questa qua è una casa, mi sveglierò adesso. Comunque si finisce. Sì, qua si finisce in paese. Ok. Andiamo avanti, vediamo. Il problema è che dobbiamo finire nel paese. Vediamo qua dove si finisce. Ok, siamo sulla strada. Che fortuna. Ok. Finiti su una strada che non mi ricordo però. C'è un problema, no, c'è un problema qua. O forse è entrato un punto e si va su di qua forse. Vediamo. Bellissimo, caratteristico. Sì, va su. Ok, siamo salvi. Qua, tra l'altro, era sottoposto a videosorveglianza. E davvero, davvero bellissimo. E stupendo. Bellissimo. Stupendo. Scrivete nei commenti se ci andreste a vivere in questo posto, ok? È davvero, davvero bello. Eravamo là sotto. E ora saliamo su di qua. Lì eravamo lì. Nella viuzza. Ora dovremmo salire su di qua. Eccoci. Finalmente. Siamo tornati. Eccoci qua. Finalmente nel paesino. Tanto atteso. Sono decaduti in guerra. Qua dove siamo passati prima? Da lì sotto. Lì sotto. E ha fatto anche il giro lì sotto. Da lì comunque quella zona là. Ed ecco qua come si presenta il borghetto. Con anche la chiesa e sopra tutta la zona. Siamo passati prima. Ecco lì. E ora siamo a un punto dove c'è la super vista. Ci dovrebbe essere, eh? Non vi faccio ancora vedere nulla. Oddio che. No, che vista. A parte un lampione. Però c'è una vista stupenda. No, voi non avete capito che vista c'è. Guardate. Stupendo. Stupendo. Pazzesco. Forse per i cavi è bellissimo, però è bello anche così. Ora, quel bancone lì che dà sul vuoto non lo consiglierei tanto perché è letteralmente dà sul vuoto. Saranno 20 centimetri di cemento, non ci andrei io sinceramente. Ora si ritorna alla macchina e si va a mangiare, vediamo che ore sono. 10:56 per arrivare giù. Fai un mezz'oretta, per le 11:30 siamo a mangiare. E guardate che bello, comunque, davvero davvero bello. Ma quasi quasi io, nella chiesa ci entrerei io. Adesso vediamo se si può entrare. Non abbiamo trovato l'entrata della chiesa, vabbè, mi spiace. Fare delle riprese lì dentro, non so se potevamo fare comunque, però mi sarebbe piaciuto entrare comunque. Comunque, bello davvero anche questo paesino. 10 su 10, qua. Siamo tornati nel punto di prima e con quella stradina chiusa dovevamo bucare da quella parte là. È davvero davvero bello comunque anche questo posto qua. Con quelle casette lì tutte belle come rudimentali. Queste qua belle curate anche. Belle con legno, fate bene. Davvero davvero bello.
via Pubellini. Ed è questa qua. Davvero davvero bello. Sono sicure queste scale, eh? Non direi. Ma noi che siamo intelligenti come delle tartarughe le facciamo comunque. Ok. Si vede che sta crollando. Vai. Che bello, siamo in strada. Fuori dal ristorante ho notato questa bellissima scultura di un serpente. Che bella. E davvero davvero buono anche il ristorante. Vi consiglio di andare sul canale di vlog a vedere il video. Ora siamo a Morbegno, un paesino, un paese qua della zona, e ho visto un pandino. Io mi immagino tipo il maranzo della zona con la polenta in mano e che al posto di dire, non lo so, frate, dice, cioè non lo so, come gli insulti di Maranza, per farvi esempio, dice ma vai mona. E poi secondo me al posto delle gomme così c'ha quella da sterrato, e poi c'ha, cioè allora tipo immaginate un Maranza con la polenta in mano e un pandino. Adesso vi faccio vedere un'immagine un po'. Poi l'immagine del Maranza dovrebbe apparire in qualche punto dello schermo, qua non si sa. Però ho ricostruito una presentazione. Nel frattempo siamo su un marciapiede per andare nel centro. E per ora non sembra così bello. Cioè è una strada. Ah, ma ci sono i palazzi, ma quelli grandi. Sono i palazzi grandi, pazzesco. E ci sono anche le chiese. Cos'è sta chiesa? Bella, un po' rovinata ma bella, ci sta. Ok, siamo arrivati in centro. Sembra di essere quasi a Milano, che c'è un bel po' di casino. Boh, comunque si presenta abbastanza bene. Ora siamo finiti nel centro pedonale e c'è un po' poca gente, però si presenta abbastanza bene. Allora, siamo finiti in una piazzetta e cioè da poca gente, però è bella, davvero davvero bella. Allora, siamo finiti su un ponte, non so quanto si senta, però è davvero davvero bello, anche con vista con le montagne ci sta, a parte la gru, però è bello. Noi prima eravamo là in fondo, là, poi abbiamo fatto un giro là in fondo che c'erano le cose, ma non erano interessanti da filmare, non c'era nulla. E adesso siamo su un altro ponte più grande dove passano anche le macchine, con sempre un bel po' di montagne e statua. Comunque devo dire, da prima la strada per venire in centro, diciamo che è davvero davvero tranquillo e stupendo, davvero davvero bello, una sorpresa. Ora siamo davanti al municipio, davvero davvero bello, poi soprattutto i dettagli della torre che sono davvero carini, davvero bello. Questa piazzetta qua tranquilla è davvero davvero carina. Poi con anche l'auto sportiva carina. Davvero bello. E poi questa tranquillità, cioè che non c'è tutta questa gente. Davvero davvero bello. Ed eccoci qua, è un'altra piccola via. Piccolina ma davvero bella. Siamo ritornati nella piazza. Bella.